È stato presentato nel corso del Ponte Comics il commissario Mascherpa, il primo fumetto della Polizia di Stato. A spiegare le finalità del progetto il disegnatore Luca Scornajechi ed Annalisa Bucchieri, direttrice di Polizia Moderna. Il commissario Mascherpa è un commissario che vive in una città di provincia reale, che è Diamante in Calabria, che è il luogo da cui vengo, e si occupa di casi reali, insomma non è un supereroe, non ha superpoteri, non utilizza la pistola ma utilizza molto il cervello e ha a che fare con dei crimini potenti e è un nemico principale che è l'Ndrangheta. Ecco, è l'idea di realizzarlo così giovane, perché si diceva prima che è un commissario, come dire, più vicino ai ragazzi, è casuale o è frutto di una scelta studiata? Sì, è di una scelta studiata e l'abbiamo voluto fare, diciamo, non troppo anziano, ma mettere un personaggio giovane che sia più contemporaneo, diciamo. Nel futuro ci dicevano che ci saranno nuove puntate del commissario Mascherpa, si può sapere qualcosa o è tutto top secret? Ancora diciamo è top secret, la grande novità è che ci sarà un disegnatore come Daniele Bigliardo, che è una delle firme più importanti del fumetto italiano. Ha fatto tantissimi albi di Dylan Dog, sta lavorando sul commissario Ricciardi e disegnerà la seconda stagione del commissario Mascherpa. Ecco, lei proviene dalla Calabria, calabrese, com'è stato raccontare delle storie che ha visto da vicino? È più facile raccontare delle storie che conosci e non inventarle, perché poi soprattutto quando si realizza un prodotto di questo tipo che deve essere appunto reale, no? Che non ha nulla di inventato, di immaginato, chiaramente insomma la conoscenza è il primo elemento che ti serve. Ovviamente devi però mettere un filtro necessario fra quello che hai vissuto direttamente, fra quello che vedi tutti i giorni e un modo di restituire una narrazione anche agli altri. Quindi da un lato questo percorso ti agevola, dall'altro insomma in qualche maniera ti complica la situazione. Perché realizzare un fumetto su un personaggio della polizia? Per attirare un pubblico più giovane e riuscire a trasmettere anche ai ragazzi, attraverso quest'arte meravigliosa, letteratura disegnata che è il fumetto, una serie di messaggi e anche raccontargli l'attività della Polizia di Stato oggi. Quindi attraverso l'avventura avvincente, una storia avvincente, un'indagine in cui loro si sentono anche protagonisti, perché possono immedesimarsi nel personaggio Mascherpa, perché è un commissario giovane, quindi un po' più vicino alla loro età, entrare un po' in questo mondo e capire anche i problemi e i fenomeni criminali che affronta la Polizia di Stato oggi e soprattutto un gruppo di investigatori in un territorio come quello cosentino, che è abbastanza critico per i problemi dell'Ndrangheta.